Evita di togliere le scarpe, Michael. Ok? Rieccoci, siamo a casa, io ho pranzato, il bimbo sta pranzando mentre ascolta Italo Disco e nel frattempo ho sistemato sotto l'albero due nuovi regali. Che sì, mancavano alla lista e mi sono un attimo fatta i conti male quest'anno. Però vabbè, problema risolto e sono contentissima perché ho preso delle cose natalizie, perché quest'anno per lo più, bene o male, la maggior parte dei pensierini sono a tema natalizio. Adesso stavo giusto sistemando al volo casa perché oggi abbiamo il richiamo del vaccino anti-influenzale, i bimbi dovranno farlo tra un'oretta circa, e quindi siccome devo prendere la piccola all'asilo prima, stavo cercando di anticiparmi un po' di cose, insomma. Quindi adesso finisco un po' con casa e poi, insomma, mi do una sciacquata e vado a prenderla, così andiamo direttamente alla pediatra e poi torneremo perché li faccio riposare, in quanto stamattina con Michael fuori, poi comunque Melanie è molto molto stanca quando torna dall'asilo. Così si riposano un po' il pomeriggio e per stasera sono belli carichi. E vediamo se riesco a riposarmi anch'io. Quindi penso che per il resto della giornata saremo a casa, non faremo niente di che. E anche perché poi, avendo il vaccino, i bimbi penso che già da stasera saranno un po' stanchi e spossati. Solitamente porta sonno e spossatezza a tutti e due. E quindi ne approfitto per farli riprendere, anche perché questa sarà una settimana piena di cose da fare. Quindi niente, ne approfitto di questo giorno per riposare insieme a loro. E ovviamente rimanete con me perché, come sempre, vi portiamo con noi nel nostro Vlogmas. Siamo alla mattina dopo, ieri poi non ho più ripreso perché abbiamo riposato tutti quanti. È tornato anche prima il papi, quindi siamo riusciti a rilassarci un po' tutti. I bimbi hanno dormito, io ho fatto le mie cose, ho iniziato anche a guardare un film che ho finito stamattina perché poi, ovviamente è arrivata l'ora di cena, i bimbi poco prima si sono svegliati, quindi non ho più potuto finirlo. In buona sostanza si chiama L'amore dimenticato ed è un film che ho trovato su Netflix. Molto molto bello, se non erro un film polacco e la storia è avvincente, romantica, bello, c'è tanto, c'è la tragedia, c'è l'amore, ci sono tante cose. E questo genere di film mi piace perché, a parte che era ambientato in un'epoca diversa, quindi io in generale proprio i film d'epoca o anche le serie mi piacciono, però poi proprio la storia che c'è dietro, di un amore, di un padre verso una figlia, di un marito verso una moglie, cioè ci sono tanti tipi di amori, ci sono tanti avvenimenti negativi che poi per fortuna hanno tutti un lieto fine. E non dirò molto perché se insomma qualcuno di voi vuole vederlo non vi svelo ovviamente come va a finire. E quindi stamani sono riuscita a finire di guardarlo da sola. Non mi succedeva forse da un anno questa cosa, da quando Michael era molto più piccolo. Stamani ho pensato di far rimanere a casa anche Melanie. Siccome appunto ieri si sono vaccinati e la scorsa volta era davvero tanto stanca, solitamente proprio il vaccino porta ad entrambi spossatezza, stanchezza, sonno, ho pensato di lasciarla a casa, anche perché pomeriggio abbiamo delle commissioni da fare e quindi purtroppo non possiamo rimanere a casa in buona sostanza, per cui ho pensato stamani li faccio riposare, tutti e due, infatti non ho svegliato neanche lui che si è svegliato prima ma si è riaddormentato fra l'altro e Melanie ancora dorme e sono le 10:25, invece Michael sta guardando Bing, ha fatto colazione e adesso io finisco di pulire il tavolo perché ho fatto colazione anch'io un po' più tardi e poi lo vado a cambiare e mi vesto anch'io perché già subito dopo pranzo dovevo uscire. Quindi stamani cerco di finire tutto quanto, così poi sono tranquilla, cioè rientriamo comunque per l'ora di cena, per cui poi non mi devo mettere a pulire o a sistemare. E eccoci, Melanie si è svegliata e le è scappata la pipì. Beh, quindi sto cambiando tutto, le ho preso già il cambio per oggi, le metto questa bellissima tutina che ho acquistato da Upim, e in realtà questa qua è stato il primo acquisto,
per questa stagione invernale, mia mamma aveva trovato il pantalone e io poi riandando nello stesso punto vendita ho trovato la felpa, però questo risale, era addirittura ancora estate, eh. Stavano portando i nuovi arrivi, diciamo, in quel punto vendita. E adesso sto cambiando le lenzuola. Qui c'è la parte rialzata del fasciato che non si vede, però vabbè. Non ho il treppiedi qui con me. E vado a cambiare semplicemente il lenzuolo, questo qui con cui si copre. E ovviamente ho già tolto federa del cuscino, protezione del cuscino, quindi doppia federa in buona sostanza, e una traversina che è di quelle riutilizzabili e lavabili, con la parte plastificata sotto, e una tovaglia, perché io, diciamo, mi organizzo in questo modo per quanto riguarda la pipì che può scappare di notte, quindi... Allora io metto, vabbè, ovviamente c'è il lenzuolo ad angoli, questo qui era del mio lettino, infatti è più grande perché il letto di Melanie è un fuori misura. Questa è la sezione montessoriana di Rocket Baby. Allora io metto due traversine, o tre, anche questa parte di solito ricopro, di quelle monouso, quindi queste nel momento in cui ci va la pipì vengono buttate ovviamente. Poi sopra metto una tovaglia che adesso ho tolto qua dentro, una tovaglia grande, immaginatevi quelle tovaglie da doccia in buona sostanza, e la traversina che vi dicevo riutilizzabile, che è praticamente una striscia così, poco più lunga di queste due traversine messe insieme, che io metto di traverso perché lei solitamente sta appunto appoggiata qui col culetto, e infatti grazie a questo metodo riesco a non bagnare il lenzuolo ad angoli, la protezione del materasso e il materasso stesso, perché ovviamente nel caso in cui si bagna il materasso è un casino, e organizzandomi in questo modo mi trovo più che bene, quindi meglio così. Oggi, seconda lavatrice della giornata, questa dei bimbi, che non era affatto prevista, però è scappata la plin plin e bisogna farlo per forza. Ci siamo dimenticati di aprire la casella del calendario dell'avvento. Mentre Melanie si guarda, mamma, ho perso l'aereo, di cui è innamorata. Eccola qua, il bimbo. Allora, in realtà ci siamo... Questo non so perché è rimasto incastrato dentro. Ci siamo scordati due giorni, non solo stamani, ma anche ieri. 12. Ecco qua l'altro. Adesso mamma ve lo fa a metà così lo mangiate. Cos'è successo con questo calendario dell'avvento? Michael lo ha letteralmente aperto tutto, proprio ha sfilato questa parte qui che io ho incollato, ma vedo che continua a staccarsi, e si è mangiato due cioccolatini di fila, e il terzo mio marito è riuscito a toglierglielo in tempo, cioè con tutta la carta. Tutto. Meno male che erano ovetti, ecco questi qui, altrimenti... E quindi abbiamo trovato delle caselle vuote, perché Michael ha mangiato tutto, è vero? È rotto! È vero, era rotto, amore mio. Adesso mamma vi fa questa a metà, così tu e Michael lo mangiate. E poi Michael va a fare la doccina. Amore, lo dobbiamo incollare di nuovo, non ti preoccupare che mamma te l'aggiusta, ok? Tranquilla. Comunque, ci tenevo a farvi vedere due pigiamini bellissimi, quelli più pesanti, felpati, che hanno ricevuto i bimbi qualche giorno fa, se non erro domenica, sì era domenica, perché siamo usciti a pranzo con degli amici e questi amici hanno portato a loro un pigiamino a testa. Allora, intanto parto con quello di Melanie, che è bellissimo, l'ho adorato sin da subito, e Melanie ancora prima di me perché adora Minnie, che è fatto così. Ovviamente è tutto pesante, morbidissimo, caldissimo. E il pezzo di sotto è fatto così, rosso, con i fiocchi di neve e Minnie, che poi è anche molto natalizio secondo me, proprio sia per lo stile che per il colore. Nella taglia, se non erro, 4-5 anni, esatto, 4-5 anni. Questi qui, se vi possono interessare, li hanno trovati da Primark. Qui purtroppo Primark non c'è. Dovrebbe aprire con l'anno nuovo, speriamo, e così finalmente andremo anche noi a svaligiare questo negozio. Beh, l'hanno già usato e portato finito e l'ho dovuto già lavare praticamente.
Invece quello di Michael è dei Minions, anche questo è bellissimo, sul blu scuro. La maglia è fatta in questo modo, dietro è semplice, blu tinta unita, e ha questo dettaglio qui sullo scollo, con questo blu più chiaro. Il pantalone è fatto così, con tutti i Minions, e richiama esattamente il colore dello scollo, in buona sostanza. È bellissimo, anche Michael lo ha usato. Eccolo qui, e questo qui è nella taglia 3-4 anni, che io credevo vestisse molto grande su Michael, e invece no, gli va, cioè giusto no, però non gli va così tanto largo come credevo, perché comunque ho avuto modo di vedere che Primark veste un po' più grande, o almeno con le cose di Melanie mi è successo, perché capitando a Roma un giorno ho acquistato un completo di tuta per Melanie nella taglia 3-4, l'anno scorso, che comunque aveva già compiuti 3 anni, e le andava molto grandi. Infatti questo completo lo sta sfruttando molto quest'anno, quindi anche con Michael è così, però con Michael la taglia 3-4 non gli va gigante come pensavo. Comunque, da notare la comodità di questo prodotto, questo me l'ha regalato mia mamma per il bucato, l'ho trovato se non sbaglio in un brico, e in buona sostanza va a sostituire il vecchio cesto, che per chi mi segue sa a cosa mi riferisco. Avevo un cesto rotondo per i panni sporchi dei bimbi, e questo qui è molto comodo perché, oltre a essere lavabile perché appunto è in tela, ha i manici. Consente di prenderlo così e portarlo proprio come fosse una borsa. È comodissimo, infatti mi ha salvato, anche perché occupa meno spazio del cesto e oltretutto è lavabile. Invece nel caso del cesto potevo lavare solo la parte in tessuto che c'era dentro, e in più non occupa così tanto spazio e neanche sporca, perché il cesto stava iniziando a perdere pezzettini, schegge, comunque non era neanche tanto sicuro. Questo qui invece né si scheggia né niente, perché è in tessuto, è in tela, quindi mi piace molto e ve lo consiglio come prodotto. E oltretutto, anche per il colore, che è bianco ed è neutro, sta molto bene nella cameretta. Altro pensierino bellissimo che mi ero dimenticata sono queste calze, questi collant taglia 4-6 anni, tutti luccicanti, neri, quindi stanno con tutto, e sono molto eleganti secondo me, con questi brillantini, che a me ne sono anche piaciuti, e glieli devo misurare, però penso che per come cresce lei potrà sfruttarli a lungo, perché comunque taglia 4-6, calzedonia dovrebbe vestire un po' più grande, se non sbaglio, e non vedo l'ora di farglieli indossare con qualche vestitino, vestirla come una bambolina. Buongiorno, siamo al giorno dopo, c'è stato un mega salto temporale. Questa inquadratura non è delle migliori, ma neanche la mia immagine, perché sono svegliata da un po' e sto procedendo con le faccende di casa. Adesso sto piegando i panni dei bimbi, ho quasi finito. E poi ieri non ho più ripreso niente. Il pomeriggio in buona sostanza siamo usciti con i bimbi e la nonna. I bimbi ieri sono stati veramente tremendi. E quindi nulla, non sono riuscita più a riprendere perché siamo tornati per l'ora di cena, poi ovviamente ho dovuto cucinare, Melanie è andata alla nonna, però c'era il piccolino che, non avendo dormito il pomeriggio perché siamo usciti presto, ci ha dato un gran da fare, quindi è passata anche la giornata di ieri. E in buona sostanza poi, come avete visto, ho tenuto Melanie a casa, perché appunto lunedì abbiamo fatto il richiamo dell'antinfluenzale. E bene ho fatto, perché si è svegliata tardi e in generale era stanca. Poi poverina è peggiorata con la tosse, infatti ieri sera abbiamo iniziato lo sciroppo, perché ormai questa tosse, peggiorata negli ultimi giorni però, dura da un po', e solitamente per un po' di tosse è sconsigliato dare subito medicine, sciroppi vari, perché comunque se la tosse non è invalidante o pesante, magari facendo i lavaggi al nasino per il discorso del muco, o comunque non dando subito medicina, in buona sostanza. E però siccome questa tosse grassa è peggiorata nell'arco di 2-3 giorni più o meno, allora ieri poi ho contattato il pediatra e giustamente mi ha dato lo sciroppo. Quindi dobbiamo fare una curetta di 6 giorni con questo sciroppo qui. E oggi invece, io non so come l'ho piegato qua, ma non l'ho piegato benissimo, no, ok, forse sì,
Oggi invece abbiamo la visita oculistica, che è la visita che sostanzialmente si fa nel terzo anno di vita. E quindi pomeriggio siamo lì. Stamani è andata all'asilo perché, a parte questa tosse, comunque stava bene, era più riposata, era tranquilla. E quindi la prenderò come da orario prestabilito e andremo a fare questa visita in buona sostanza. Per il resto, solite cose. Michael stamattina è un po' nervosetto, non so come mai, però vabbè, si è praticamente svegliato così. Io vi poggio qui perché metto un attimo a posto questi panni e quindi niente, buona sostanza, sta un po' sclerando, però vabbè, adesso sta giocando di là, io ne approfitto perché ho un attimo di tranquillità per conservarli questi panni, sennò non se ne esce più. E anche oggi ennesima lavatrice, cioè sono giorni, adesso non mi ricordo quanti, che sto facendo lavatrice in continuazione. Mi prude il naso stamattina, ci deve essere qualcosa che mi dà fastidio. Sono giorni che sto facendo in continuazione lavatrici e vabbè, le faccio ogni giorno. Io solitamente le faccio due volte a settimana più o meno, e in quelle due volte a settimana ovviamente intendo farne più di una, non solo una. Però anche stanotte Melanie ha fatto la pipì a letto, infatti qui ho tolto Federa del cuscino, lenzuolo e la solita traversina riutilizzabile con la tovaglia, perché appunto è scappata anche stanotte, cioè lei proprio non ce la fa alzarsi nel cuore della notte e andare a fare pipì. Quindi è rimasta un po' questa problematica, se così vogliamo dire. Per cui niente, io adesso devo aggiustare il letto mio, passare lo Swiffer per tutta casa e poi inizierò a lavare zona notte e bagno, perché in buona sostanza dovrei farmi una doccia, ma con Michael è impossibile. Cioè se ci fosse stata solo Melanie, sì, perché Melanie, parte che è più grande, più responsabile, però al di fuori di questo, all'età di Michael non è stata mai, come dire, una bimba molto vivace, intenta a toccare questo, quello, a fare danni, a buttare cose. Michael è così. Per quanto sia buono e anche obbediente, è così, e quindi non mi posso permettere una doccia. Per cui ne approfitto per fare il letto, passare lo Swiffer, stirare questo po' di roba e poi quando arriva mia mamma, che glielo posso lasciare, andrò a fare la doccia, in buona sostanza. Io adesso mi bevo i miei integratori, ho bevuto il ferro ma ho da prenderne altri 4, mi devo finire questi fermenti lattici che lasciamo stare. Avrei dovuto fare una cura continua, ma me li sono dimenticata. E quindi berrò questi più tardi, però, perché ho preso il ferro da poco. E poi mi devo prendere questi tre orsetti per capelli alla biotina, integratore al collagene per il corpo e quello per le imperfezioni della pelle, perché il mio viso, purtroppo, anzi adesso siamo in uno dei momenti migliori, ma ultimamente con le imperfezioni non scherza. Allora, io ho messo a bollire della verza, che sarà la mia verdura del pranzo, e poi mi ha chiamato la mia mamma, ha detto che sta portando un po' di salmone fresco, quindi invece di fare un po' di riso mangerò il salmone con un po' di insalata, perché lei preparerà questo. Io adesso sono in camera che sto vedendo cosa mettere per pomeriggio, che abbiamo appunto questa visita. Se voglio mettere un vestitino, cioè un a maglione, però che sono belli caldi, tipo questo qui è caldissimo, con gli stivali alti che sono ulteriormente caldi e uno sciarpone. Mi posso da un po', anche questo qui è molto carino, questo l'avevo preso da Tezenis anni fa. Probabilmente metterò questo. Adesso devo trovare le calze. Mamma mi ha già fatto il regalo di Natale, che vabbè, non è stato imbustato e incartato perché mi serviva e la sto già usando. Praticamente mi ha regalato, adesso ve lo faccio vedere, questa qui, questa pelliccia qui, che
che è corta, arriva a metà qui della pancia ed è bellissima e caldissima, quindi penso che metterò una cosa del genere. E adesso prendo queste cose, doccia, poi mi devo riprendere Michael, così aspetto che la verdura finisce di bollire e quasi quasi, finché Michael sta su, lavo la zona giorno. Amore, pranzo dalla nonna fatto, 14 in punto e niente, io ho coricato da poco il piccolino, l'ho già cambiato tutto così è già pronto, poi va solo svegliato perché tra un'oretta usciremo, almeno un'oretta di sonno se la fa, perché altrimenti arrivano iperattivi e super nervosi alla sera, sia lui che Melanie, solo che Melanie purtroppo avendo la visita non avrà oggi modo di riposare, quindi vabbè. Io nel frattempo mi sono vestita, ho messo questo maglione qui al vestitino, in casa ho finito tutto, c'è solo un'asciugatrice che sto aspettando e che dovrò poi raccogliere, quindi bevo qualcosina e inizio a sistemare per la borsa per uscire. Di ritorno a casa, ho fatto una gaffe proprio. Praticamente la visita per Melanie oculistica era ieri, non oggi. E io ero straconvinta che fosse oggi, tant'è che da quando l'ho prenotata sul promemoria del telefono l'avevo salvata con il giorno 13. Quindi niente, è praticamente saltata. Ho già parlato con il suo oculista di riferimento, che non era questo qui, saremmo dovute andare ieri, ma è un altro. E ho già preso l'appuntamento, purtroppo è super incasinato e ci vorrà febbraio. Però almeno conoscendo il medico, so che comunque è un medico valido e quindi la faremo direttamente a febbraio. Ho fatto questo super gaffo, oggi è andata così. Sono stata semplicemente con mia mamma di casa per cercare alcune cose, ma niente. Però in compenso ho trovato uno scolapasta medio, medie dimensioni, perché ce li ho tutti grandi, tra cui uno troppo troppo piccolo. E questo qui 1,69 euro è costato. E poi Melanie è tornata dall'asilo con questo bellissimo addobbo fatto a mano, questa stellina con scritto Melanie dietro, e infatti adesso la andremo ad appendere all'albero. La metto qui, ecco, e così c'è anche la stellina che ha fatto la mia piccola all'asilo. È bellissima, adoro questi lavoretti di bricolage. E a proposito di bricolage, ci hanno chiesto di fare alcuni lavoretti da appendere all'albero dell'asilo, quindi alcuni addobbi, e questo qui è un lavoretto che Melanie dovrà fare con me. Invece per quanto riguarda il presepe, che è il secondo lavoretto da fare, quello va fatto col papà. Ci hanno mandato i personaggi, vanno colorati e ritagliati e poi va creata una capanna con quel che si vuole, quindi basta giocare di fantasia. In più dobbiamo portare entro venerdì questo, la letterina per Babbo Natale da lasciare all'asilo e eventualmente appendere all'albero. E ho già chiesto a Melanie cosa volesse, Melanie mi ha risposto ancora, perché la letterina per Babbo Natale l'avevamo già scritta e spedita, però ce ne vuole una per l'asilo, quindi questa qui verrà lasciata lì e dopo una ventina di minuti di chiacchierata in buona sostanza è venuto fuori che vorrebbe una sorpresa, non chiede qualcosa di particolare, all'inizio mi ha detto Babbo Natale giallo, così dal nulla, poi l'ho fatta riflettere, effettivamente di Babbo Natale, di personaggi di Babbo Natale ne abbiamo, e poi comunque ecco evadeva un po' dal discorso, devo dire la verità, però facendola ragionare ho detto un libro no, un gioco no, una sorpresa, quindi vorresti che quello che ricevi sia una sorpresa senza sapere che cos'è? Mi ha detto sì, e quindi scriveremo nella letterina di Babbo Natale per l'asilo che lei vuole una sorpresa, poi le farò fare un disegnino e io lo farò colorare come ci hanno chiesto, e quindi sono un po' di lavoretti da fare per l'asilo. Doccina fatta, momento cremina, io sto usando
questa qui, che forse avete visto già in qualche vlog. E mi sto trovando benissimo. Aspetta, Michael, girati. È all'olio d'oliva ed è senza profumi. E idrata la pelle fino in fondo, è anche molto lenitiva. Quindi magari se ci sono delle zone arrossate, così va benissimo. Io solitamente la metto su pancino, e petto, braccia, come vedete, ascelle, collo e schiena. E questa principalmente la sto usando anche con Melanie, che rispetto a Michael ha tendenzialmente la pelle secca. Non troppo, però ha questa tendenza. E quindi niente, volevo consigliarvi un ottimo prodotto che è questo qui. Lucette accese, mi danno un sacco di aria natalizia queste luci. Adesso vado ad accendere l'albero, che è sommerso di regali. Infatti il passaggio è questo, per andare alle prese, però vabbè, ce la si fa. Opla, eccolo qui, che bello. Lì c'è lo spazietto per il penultimo regalo, diciamo. In realtà ne stanno uscendo altri, però vabbè. E manca quello di mio marito e il pensierino, il giochino, ecco, dei bimbi, in buona sostanza. Attenzione, Michael, prenditi la moto, guarda dov'è. Adesso accendo anche queste luci qui. Ecco, e anche questo è acceso. Allora, io mi sono già preparati i cambi per l'asilo, per la mattina di domani per Michael e quello per stasera per Melanie, così domani sono a posto. E domani dobbiamo assolutamente scappare io e Michael da Bimbo Store, perché i bimbi hanno finito un po' di cose e quindi una volta che vado lì ne approfitto, vedo anche i pannolini Trudy che sono perfetti, ve li straconsiglio da mamma, sono inodori e anche al mattino non tolgono cattivi odori e trattengono a lungo la pipì alla pupù. Infatti li sto usando anche la notte. Qui nel frattempo ho portato un po' di materiale per i lavoretti, questi cartoncini li useremo per gli addobbi per l'albero di Natale, e qui invece c'è la letterina da scrivere dove farò anche disegnare a Melanie qualcosina. Qui invece abbiamo le matite che ci serviranno per colorare i personaggi del presepe, che mia mamma mi dovrà stampare perché ha la stampante, quindi ci pensa lei. E detto questo, nulla, per il resto stasera saremo a casa, il papi sta arrivando e sarà serata lavoretti in famiglia. Allora, rieccoci con la letterina per Babbo Natale per quanto riguarda l'asilo. Abbiamo l'asilo, aspetta che non ti vedi, abbiamo detto in macchina e abbiamo parlato con Melanie e Melanie mi ha detto che vuole una sorpresa, vero? Perché Bacca è Michael, è andato a dormire. Vuole una sorpresina senza sapere che cos'è, quindi può essere un gioco, un libro, può essere di tutto. E adesso lo andremo a scrivere qui. E questa è la lettera dove metteremo dentro, è la busta dove metteremo dentro la lettera, vedi? Allora qua dice, guarda, caro Babbo Natale, per Natale desidererei tanto una sorpresa. Chiamo Melanie. Il gioco. La sorpresa può essere di tutto, amore? No. Scendi, amore, che ti fai male, devi star seduta. Mi chiamo Melanie, ho 4 anni. Perché sei tanto anni? E sono una bimba molto brava. Lo scriviamo questo? Che sei una bimba molto brava? Mm? Sei brava tu? Sono brava. Chi è della busta? Vorrei una sorpresa. Scriviamo: mi sono comportata bene anche se a volte
ho fatto la monella. E per questo prometto di essere più brava l'anno prossimo, vero? E per meglio. Sì, ti devi comportare meglio. Con affetto, Melanie. Mettiamo anche un cuoricino. Adesso qua andiamo a disegnare una sorpresa. Visto che tu hai chiesto una sorpresina, disegniamo un pacchetto regalo. Ok? Ecco qua la letterina. Allora, noi abbiamo appena finito di scrivere la letterina, abbiamo fatto il lavaggetto al nasino perché abbiamo tanto muco, mannaggia. E questa qui tra un giorno praticamente verrà consegnata all'asilo, attaccata sull'albero di Natale, perché il Babbo Natale passerà anche all'asilo. Quindi queste lettere poi verranno spedite, per cui quest'anno doppia sorpresa, vero? No, domani è giovedì, venerdì mamma viene e porta la letterina insieme a tutte le altre mamme dei bimbi e la lasciamo all'asilo perché poi Babbo Natale la riceve. Così quest'anno tutti i bimbi dell'asilo avranno doppia sorpresa, perché noi già l'avevamo scritta la letterina a Babbo e l'abbiamo già spedita. È buio perché Babbo ha sonno. Babbo ha sonno, quindi queste notti si deve riposare perché poi il 24... sarà un giorno importante, la vigilia di Natale, e deve consegnare tutti i regali. Certo, e certo amore, si sveglia perché sta iniziando a vedere un pochino i regali da portare a tutti i bimbi, tra cui te e Michael. Mi poco perché è carina, allora stai con me. Vuoi dormire poco? Perché vuoi dormire poco? No, Babbo Natale lo è mille perché... domani sarà sì, lo giorno, lo è mio. Ah, Babbo Natale vuole dormire perché domani è giorno, inizia un nuovo giorno, quindi perché, ha tanto da fare. Perché poi domani viene Babbo Natale, poi viene prima prima mamma, e poi il giorno, e poi parte, e poi c'è macchina, e poi parte. Parte con la macchina. Vabbè, in questi giorni si sposta in macchina, poi il 24 sale sulla slitta e con le renne va a consegnare tutti i regali ai bimbi. Sì. Quindi. E poi si va a casa. E certo, poi torna a casa anche lui. Anche io. E certo, amore. E quindi missione letterina compiuta, domani ci dedicheremo agli addobbi da appunto portare all'asilo. Domani in casa inizierò un nuovo vlog, ci vediamo in nuovo Vlogmas. Noi vi mandiamo un grosso bacio, buonanotte a tutti e ciao ciao, alla prossima, buonanotte. Prossima.